Oggi esploreremo una profezia di Teresa Musco, un messaggio ricevuto direttamente dalla Beata Madre, che risuona incredibilmente con gli avvenimenti odierni. Ti chiediamo la cortesia, prima di iniziare questo straordinario viaggio, di iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere i nostri straordinari contenuti. Ma ora, iniziamo! La Vergine Maria è apparsa per la prima volta nella mia vita l'8 gennaio 1948, pochi anni dopo la devastante Seconda Guerra Mondiale. In quel momento, ero solo una giovane contadina, figlia di umili agricoltori, e vivevo una vita modesta e semplice. Non avrei mai immaginato che il mio destino stava per essere scritto dalle mani stesse della Madonna. Quel giorno freddo e tempestoso, fui sorpresa da una violenta grandinata mentre ero fuori casa, con dei vestiti troppo estivi. Mio padre mi sgridò, ma subito dopo vidi una luminosa figura femminile che apparve davanti a me, emanando una luce che abbagliava e confortava allo stesso tempo. Era la Madonna, la madre di Gesù. Le sue parole risuonarono nel mio cuore. «Vedi, figlia mia, tuo padre ha fatto molto bene». Era l'inizio di un legame celeste che avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Quattro giorni dopo quella prima apparizione, la Madonna ritornò per curare una bruciatura che mi ero procurata. Con dolcezza e amore materno, mi disse di mantenere il segreto. Non farlo sapere a nessuno. La mamma tua ti guarirà. Sta calma. Questo segreto divenne il mio rifugio, un mistero condiviso solo con la Madonna stessa. La terza apparizione avvenne il 17 gennaio, mentre ero in chiesa a pregare. In quell'occasione, la Madonna mi svelò la sua guida amorosa. Figlia mia, sono tua mamma che ti guida per la strada che piace al mio diletto figlio. Sono contenta del sacrificio che mi offri. La presenza della Madonna divenne una costante nella mia vita, accompagnandomi in ogni momento, dalle attività quotidiane alla preghiera, persino durante i giochi. Sentivo costantemente il suo richiamo a offrire la mia sofferenza per il bene dei peccatori. Tuttavia, non tutto fu idilliaco. Mio padre, un uomo dal carattere collerico e violento, non riusciva a credere alle mie parole, e spesso maltrattava sia me che mia madre. Ci picchiava. Nonostante le difficoltà, ho accettato la mia sofferenza come un atto di espiazione, seguendo il messaggio della Madonna. Nel 1957, ricevetti le stimmate, le ferite invisibili di Cristo, che divennero visibili nel 1968. Questi segni mi spinsero a iniziare ad annotare le mie esperienze mistiche in un diario, nonostante fossi analfabeta. Fu la Madonna stessa a istruirmi nella scrittura e a guidare la mia mano. Dal luglio 1948, le visioni della Madonna si moltiplicarono, e ricevetti persino apparizioni del bambino Gesù. Mi fu predetto che avrei affrontato molte difficoltà nella mia famiglia e che sarei stata incompresa e maltrattata. Ma la Madonna mi assicurò che sarebbe stata sempre al mio fianco, guidandomi lungo la strada della sua volontà. Questo mi diede la forza di lasciare la mia famiglia per perseguire la missione che mi era stata assegnata. Dal luglio 1948 ebbe apparizioni anche del bambino Gesù, che le disse: «Soffrirai tanto nella tua famiglia. Sarai incompresa e maltrattata. Non temere, io ti sono vicino, e la mia dolce mamma ti condurrà per mano fino a quando non sarai grande e agirai da sola. Lascerai la tua famiglia per fare la mia volontà. Soffrirai tanto, ma io ti sono molto vicino». Dal 1971 i quadri e le immagini sacre di Teresa Musco cominciarono a lacrimare sangue. Maria le disse: «Figlia mia, queste mie lacrime muoveranno molti a un rinnovamento del cuore». Parlando dei peccati degli uomini, il 13 giugno 1950, la Madonna disse: «Sapessi quanti peccati si commettono nel mondo. Molti uomini trafiggono il cuore già tanto lacerato di mio figlio.
Se gli uomini non si ravvedranno, il Padre infliggerà al mondo un grande castigo e tutto sarà disastro. Il 20 maggio 1951 disse: «Salva i sacerdoti dai loro peccati, e santificali col mio dolore e lavali col mio sangue». Avvisandola di un fatto molto importante, vedrai molti cambiamenti nella mia chiesa. Cristiani che pregano ne rimarranno pochi, molte anime andranno all'inferno. Pudore e vergogna non ci saranno più tra le donne. Satana si traveste così per far cadere molti sacerdoti. I preti, vescovi, cardinali sono tutti disorientati, cercano di aggrapparsi alla politica per aiutarsi, ma ancora una volta sbagliano. Il governo cadrà, il Papa passerà ore di agonia, alla fine io sarò lì per condurlo in paradiso. Una grande guerra succederà. Ci saranno tanti morti e feriti. Satana griderà la sua vittoria, e quello sarà il momento che tutti vedranno mio figlio apparire sulle nubi. E allora giudicherà quanti hanno calpestato il suo sangue innocente e divino. E allora il mio cuore trionferà. Alcune parole che la Madonna le disse il 13 agosto 1951 risuonano oggi con grande forza, alla luce di quanto stiamo vivendo a livello mondiale, e per questo sono in molti a leggerle con grande interesse e preoccupazione. Io sono la Madonna, Maria Immacolata, dal cuore ferito, di lancia e flagellato, alla fine coronato e poi tanto calpestato. Figlia mia, io sono qui per dirti che il Padre manderà un grande castigo sull'intero genere umano, nella seconda metà del secolo. Disse, prima di avvisarla ancora una volta. Sappi, figlia, che Satana regna nei più alti posti. Quando Satana giungerà alla sommità della Chiesa, sappiate che allora riuscirà a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati. Quello sarà il momento che essi interverranno con armi potentissime, con cui sarà possibile distruggere gran parte dell'umanità. E neanche ora piangono i loro sbagli, perché la preghiera per molti non esiste più, e Dio Padre allora mostrerà ancora una volta la potenza del suo grande castigo, ma non lo farà ancora, aspetta che loro chiedano realmente perdono. Le spine che vedi attorno al mio cuore sono per riparare tanti gravi colpi che si scagliano di continuo verso il cuore di mio figlio. Figlia mia, chiedo a te di offrirti per amore di Gesù e per riparare le colpe dei peccatori. Maria le disse che dal 1972 sarebbe cominciato il tempo di Satana e il tempo delle grandi prove. Figlia, si è in un momento molto delicato, i cardinali si opporranno ai cardinali, i vescovi ai vescovi. Fra di loro non c'è amore e tanti figli prediletti si trovano senza amore e sono sbandati, non sanno più come prendere le anime, ma non arrivano alla preghiera. Voglio dirti che il mondo è così cattivo. Sono apparsa nel Portogallo dando messaggi, e nessuno mi ha ascoltato, e a Lourdes, alla Salette, ma pochi cuori duri si sono ravveduti. Anche a te voglio dire tante cose che affliggono il mio cuore. Voglio parlarti del terzo segreto di Fatima che diedi a Lucia, e ti dico che da tempo è stato letto ma nessuno si è pronunciato. Il mondo cammina verso una grande rovina, il popolo si sbizzarrisce sempre di più. Fuoco e fumo sconvolgeranno il mondo. Le acque degli oceani diventeranno fuoco e vapore, la schiuma si innalzerà, sconvolgendo l'Europa, e affonderà tutto in una lava di fuoco. Milioni di uomini e bambini periranno nel fuoco, e i pochi eletti rimasti invidieranno i morti, perché da qualunque parte si volgerà lo sguardo, non si vedrà altro che sangue e morti e rovine in tutto il mondo. Queste sono le parole che la Madonna consegnò a Teresa Musco, che poi riportò attentamente nel suo diario. Carissimi amici e fedeli sostenitori, vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi in questo incredibile viaggio. Se apprezzate i contenuti che condividiamo e desiderate rimanere aggiornati su tutto ciò che abbiamo da offrire, non esitate a iscrivervi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers. Sarà un onore avervi nella nostra comunità.
Cliccate sul pulsante di iscrizione e unitevi a noi mentre esploriamo, impariamo e cresciamo insieme. Grazie per il vostro sostegno continuo e per essere parte della nostra famiglia virtuale. Iscrivetevi ora e commentate con un vostro pensiero questa straordinaria storia di fede. A presto!